Allora, caro J-Ax, per carità, va benissimo, per me puoi fare tutte le battaglie che vuoi, giustamente fai la battaglia per il vaccino, va benissimo, no, ma non c'è nessun pericolo, non corri, ti posso dire, non corri alcun pericolo, non corre alcun pericolo, signor J-Ax, perché i Novax armati che girano per la città a caccia dei paladini del vaccino semplicemente non esistono. Esistono quattro cazzoni su internet che minacciano J-Ax, come i napoletani che minacciano me. Ti leggo una cosa, lo sai perché? Perché in una trasmissione televisiva ieri sera ho detto ho fatto una battuta, ho detto signor Auriemma, allora la Juventus ha perso con Napoli. Napoli ha giocato una partita spettacolare, ha giocato a meritato tutto quello che vuoi. Secondo tempo. Ma a parti invertite, con la Juventus meno sei persone, meno sei titolari, loro avrebbero fatto fermare la partita dall'ONU. Mm. Cioè il Napoli avrebbe detto all'ONU: fermate la partita, rinviatela di due giorni. Ma lui l'ha scritto. Auriemma l'ha scritto, purtroppo una partita con troppi assenti non si può giocare. Io l'avrei rinviata, si rende conto. Lui attacca perché è il suo brand, deve attaccare. Ho fatto una battuta, ho detto al signor Auriemma, ho detto una cosa molto semplice, ho detto a parti invertite, adesso non sto a spiegare, a parti invertite, se fossero mancati all'appello di Napoli Juve. Sì, esatto, se fossero mancati all'appello. Partita che peraltro aspetta, se fossero mancati all'appello, non c'entra niente, se fossero mancati all'appello dei giocatori del Napoli che non potevano giocare perché venivano dal Sud America, ho detto ad Auriemma: a parte invertita, avreste chiamato l'ONU per bloccare o rinviare la partita. Era chiaramente una battuta per dire che si sarebbero incazzati e avrebbero fatto di tutto per rinviare la partita di un paio di giorni. E adesso c'è gente che mi scrive: vieni a Napoli, vediamo se la smetti di rompere il cazzo, prima o poi ti metteranno una bomba in redazione, fai una brutta fine, cornuto, cocainomane, e ti picchiamo, eccetera eccetera. Capisci la follia, clima. Ma che brutto clima, sono quattro deficienti che scrivono sull'internet. Ma non è che faccio come J-Ax, oddio, mi minacciano, ma che cazzo me ne frega, sono quattro coglioni che scrivono su internet che minacciano di fracassarmi la testa, ma sono quattro deficienti, dai, su, Francesco da Pistoia, dai. Ma dovremmo andare a Napoli a fare delle esterne, secondo me, sai, Giuseppe, no, potremmo chiamarla Vedi Napoli e poi muori. Scusami, ecco, appunto, vai, Francesco. Vedi Napoli e poi muori, no? È come mandare Parenzo in una piazza Novax, è evidente che poi ti spongono le mazzate. Pare che lo voglia fare, dimmi. Comunque, per chiudere il discorso di prima, Francesco, dai, dopo. Posso chiudere il discorso di prima che mi avete insultato? Francesco, gioca col telefono, Gottardo. Allora, io non voglio l'obbligo vaccinale.